diciamo, strike per il copyright. 27. Campanellare, chi scampanello, diciamo? Sì. A few moments later. Oh, signor. Adesso fino alle 3 non abbiamo più niente da fare. Praticamente no. Che buono. Boom. C'è una Conad poco più avanti. Eccola, eccola. Essa. Perfetto. Una la usiamo come tavolino. Cos'è? Le acciughe. Fragole. Oh, ma come non mangi niente. Fanno super cagare queste fragole. No, no, no. 4 sedie e 2 zingari. Che ne sono? E 10. Degage. Usiamo. Oh, dobbiamo recuperare le altre 4 sedie di merda. Allora, scampanelliamo. A few moments later. Ciao, ciao. Voilà. Bene, in realtà 4 sedie sono diventate 5. La quinta la riadattiamo, anche se un po' sfondata. Onestissimo. Oh, avevo appena tirato la chiave. Ci passa di là, pa? Ci passa? Sterza più che puoi. Piano, 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 sterza un po'. Boh, ma adesso qua scarichiamo tutto. Comunque questo è il prato dove ci sarà il matrimonio e questo è il prato dove dobbiamo allestire tutto quanto. Bel casino. Allora, punto della situazione. 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 50. 50 più le 4 di mia sorella, 54. Dai. Sì. Allora, l'ultimo progetto era quello di sì, qua il palco. Sì, la tensostruttura incastrata là un po' là in dentro, il pianale dell'open bar qua. E là tutte le cucine. Non riesco a capire se verrà una cagata colossale o se comunque sarà bello da vedere. Direi qualche cosa a Vince. Vaffanculo, va. Genero preferito. Ma ci sono le patatine. Che divino. Ce l'hai? Certo che ce l'ho. Vicino chi basso. Le 7. Dai, e ce ne andiamo tutti a fanculo. Mi faccio un tè. E la giornata andiamo, finisce qua. A domani. Non so che giorno sia oggi, raga. Venerdì 11 marzo. Buongiorno. Ciao Omar. Hola. Ciao. Bene, te? Adesso vado un attimo in bagno. Ma cosa cercate adesso al mercato? Le tovaglie e i cuscini anche? Sì. Allora raga, oggi sarà una giornata abbastanza monotona perché devo passare la giornata a impaginare il libro, devo fare ancora un sacco di cose, ho solo oggi praticamente per farlo perché domani poi mattina partiamo per Genova per il compleanno di Narco. Comunque è anche un bel lavoro, mi piace fare sta cosa qua. Ah ecco, postilla, mia sorella e mia madre sono andati al mercato per vedere le tovaglie e i cuscini da mettere per l'allestimento del matrimonio. Oh. A few moments later. Sentiamo un attimo dove sono mia sorella e mia madre. Pronti? Oi, preparo da mangiare anche per voi no, o... Per me no, per la mamma sì. Va bene, ma avete trovato le tovaglie, le cose? Allora, secondo me c'erano dei cuscini validi, poi sai mamma come è fatta, bianchi o beige, però mamma ha detto no, giriamo e troviamo meno. Vabbè, sì, ci sta, vedete ancora un po'. Sì. Dai, de nada. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora sono le 21 e vabbè 57:58. Raga, io direi che per oggi basta. Adesso io devo preparare lo zaino per domani e domenica. Vabbè, fatemi fare, raga, ci vediamo domani mattina. Buonanotte. Buongiornissimo raga, allora 12 marzo 2022, sono le 6:30, siamo in studio di mia sorella. Devo stampare dei biglietti per il regalo di Narco perché oggi è il suo compleanno. No, oggi, domani è il compleanno di Narco, però stasera diciamo facciamo la cena per i suoi 30 anni. Allora adesso il piano è che io stampo queste cose qua, vado a Novara, prendiamo la macchina di Jack e andiamo giù fino a Camogli.
questi cosi li odierai stasera, Narco. Che bordello! Raga, siamo arrivati, siamo a Novara e sono in ritardo di 5 minuti, pensavo peggio. Giacomazio! I Beatles cominciarono a disseminare di indizi il loro album Trene complica, pecca nel ritmo. No, non è vero, chissà di che anno sarà, 2003-2004. Marco Rizzi! Oh, dove siete? Quindi tu mi stai dicendo che da qui all'Elica è tutto coda? Sì. Morto. Marco Rizzi è in galleria, sarà. Ma raga, se voi doveste creare uno stato vostro, uno stato proprio. Stavo stoppando, poi mi sono. Ma tu metteresti delle leggi diverse? Nel senso, ti faccio un esempio. Una cosa che io farei se io inventassi il mio stato. Direi: non esiste la proprietà privata. Le macchine, per esempio, non è che tu hai una. Questo è il mio stato. Direi, uomo, non esistono la proprietà privata delle macchine, ovvero la macchina non è tua, te se non la paghi, nel senso ti viene assegnata una macchina. Qualcuno la dovrà pagare. No, uomo, carceria. Calcolate sulla popolazione che hai, ci saranno sempre macchine. E te ne vai. Oh, come cazzo io? Car shaming. Uomo. Vabbè, dai, facciamo finire Sara. Ovviamente è tutto tramite telefono, perché in questa mia società perfetta tutti hanno il telefono. Tu accedi alla prima macchina che hai davanti, però non è tua. E se fai un incidente, però? Le assicurazioni impazzite. Gente di 18 anni. Le revisioni chi le paga? La benzina chi la fa? A un certo punto. E se non usi tutta la benzina che fai, poi? Ci sono già un botto di palle in questa società. Senti qua, se tu macchi o distruggi la macchina, pena di morte. Non ti sparano finché corri. Madonna, che è stato rivoluzionario. E quindi ci sono solo due leggi in questo stato. Sì, tutto il resto. Poi è... tu puoi fare quel cazzo che vuoi. Minchia, alla fine. Anarchia, tranne queste leggi. Io c'è tutto. Va bene, capo. Quella ha la faccia di essere un pregnolato, comunque. Oh, porca troia, è vero. Ma qual è il programma, Marco Rizzi? È stato l'incesto. Adesso che siamo a Camogli. Quanto cazzo è sbronzo? Ehi, ma da quando era così bella Camogli? I suoi viaggi, raccattare due soldi, quando c'è un cazzo da fare, ago, un po' di tessuto, ma tessuti che trovi in giro, tipo abbandonati, così fa una roba di riciclo che e crea queste lanternine qua con un led piccolino. E svolti fottuto danaro, fratello. Fottuto manager, dottore, un fottuto manager. Oh, là ce n'è una bella, veramente. Guarda che belle! Ma anche questa! Sembra Gio Ponti. È per l'allestimento del matrimonio di mia sorella. Ma non è quella, secondo me. È diversa. E comunque super leggera, però. Io sono qui, tu sei lì. Avete finito tutto? Abbiamo finito tutto. Buon appetito. Buon appetito. Oh, buon appetito. Ci siamo tutti? Si può, è permesso? Sì, ma comunque, dottore, ci crede che c'è gente che abita qua? E c'è il mare lì. Wow, beach. Siete pronti? Buttiamolo giù! Buttiamolo giù! Ma sarà di qua, no? Vada, dottore, ci faccia strada. Tu al mondo Portofino. Posso indicare anche il pezzo? Non puoi baciare. Andare di lì. No, no, di là. Ma ci sono dei sentieri. Secondo me tu ti ci metti a Portofino. Ma sì, andiamo di qua. Ma che bella vista sulle petroliere. Allora, ci vediamo a Genova. Ciao. Va bene. Ci vediamo a Genova. Ciao. Ok. Fratelli. Sei nell'anima. Sei nell'anima. Il tono più alto che possiamo. Ok. Sei nell'anima. Sei nell'anima. Più bella rovinata. Ah, rovinata. Se non ci arrivi. Sei nell'anima. E lì ti lascia per sé. Sei nell'anima. Guarda come esce fluido. L'anima. Adesso la metto dal telefono. Un po' sì, un po' sì, uomo. Zio. Fratello uomo, oh, dove siete? Sto entrando a vedere il check-in per vedere se c'è parcheggio o cose così. Aspettateci lì che noi stiamo entrando. Va bene, uomo. Ciao, zio. Abbiamo parcheggiato lì dietro. Se no, 5 euro giornaliero. Bella, che top. Allora, le scarpe fuori.
Bitch. Ci passiamo la droga da qua. Ma stiamo scherzando? Cioè, raga, ma serio? Lusso? Cioè, abbiamo l'arco di trionfo. Ma si chiamalo come vuoi. Ma come a piedi? Ma fate tutti i radical shit. No, perché abbiamo Milano pensato a un... Puttana. Venticello fresco, eh. Dottor Chinea è l'unico cazzo di vegano che non mangia le verdure. Siamo al ristorante ed è arrivato al punto di preferire mangiare due primi invece che prendersi, non lo so, cose tipo le verdure. Ma ce n'è una con le verdure. Ce ne sono almeno tre. Ma non è vero. Praticamente prima di dare il regalo a Marco Rizzi. E sono delle penitenze che dovrò fare. Allora, ho degli obiettivi. Marco Rizzi, ti senti pronto? Marco Rizzi, scrivi una canzone. Prendi nel ristorante e usalo per scrivere una poesia o una canzone. Sono posti in cui sarete trattati come a casa. Come a casa. Come a casa. Nuova hit. Ne vuoi fare un'altra subito adesso? Sì, sì, sì. Non sappiamo se avrai quel sangue di Gesù Cristo o delle scarpe normali. Inverti la destra con la sinistra, stasera cammini così, impari a fare schifo al canto. Oh. Auguri Marco Rizzi! Deve mangiare un gamberetto con quel cucchiaio. Di caso lo fallo, 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 fallo. Questa è la prossima penitenza di Marco Rizzi. Eccolo qua, c'è una lunga storia dietro. Marco Rizzi, ti consegniamo questo altro foglietto. Marco Rizzi è super sessuale. Questa sera tutti ti dovremmo chiamare super sessuale. E vai a vedere 12 minuti. Lo sapevo. Ti devo mandare la foto di bene. Ma anche non il mio, eh. Ah, però su Instagram. Raga, lo sta facendo. Fai il super sessuale. Poi scriveli anche che sei super. Ah, l'hai visto all'interno. Non capisco di parlare. Questa persona non consente nuove richieste di messaggi da tutti. No. Fai il super sessuale, puoi farcela. A questo punto non tirarlo. Ma no. Festeggerà mai più un compleanno. Se non riesci a farlo sei un patacca. Comunque sono le 11:30, tra mezz'ora il compleanno di super sessuale. Vuoi fare così? Oppure potrebbe. Cioè, ma dovrebbe essere il più facile sto qua. Il triangolo, cioè, cosa significa questa cosa? Hai puoi sapere chi hai aspettato sto foglio? Tu comunque non te la meriteresti. Ho visto delle lame partire dai tuoi occhi. Diamo il regalo, vai. Auguri. Man, what? Ti abbiamo regalato un tatuaggio che ci faremo uguale tutti e tre. Tu, Honor e a Giacomo. Però devi insegnarlo tu. E deve essere nostra la protezione per i progetti pirateschi. Tipo un cappello, una spada e un'ancora. Grazie. Aspetta, aspetta. Come vado? Come mai con le scarpe? Dottore, super sessuale. Domani mattina allora. Quindi ci vediamo tutti sul terrazzino. Ci vediamo domani mattina alle 10. Allora diamo al suolo sto posto di merda. Ho aperto Instagram per leggere i messaggi e non mi ricordavo più che il terzo è The Rock. I'm a super sexual. Bloccato. Sbalzo termico di 8000 gradi. Ma guarda che sole che c'è. Sì, l'abbiamo spostata ieri. Siamo usciti adesso dall'albergo. Ciao ragazzi. Ciao. Un'ora e 52. Un'ora e 52, ciao. Però questa secondo me dovresti farlo andare giù così, guarda. Oh, abbiamo creato una cosa di incredibile. È tipo la visuale dalla spalla, tipo di GTA o degli sparatutto. Sì, è come se tu avessi. Cioè, come dovrei se... mettermi un fucile in mano e stare così, tipo. Esatto. Io ho una fame veramente, cioè, proprio alterata. Come la messi così? Ah, fare una storia come se tutti stessero parlando di me. È chiaro. Belin, ma dove siamo finiti? Top. Mi sa che questo è il negozio. Ma si entrerà magari di qua? Se vai a trovare a Milano, non posso andare. Non è nemmeno qua.
Ok. Io ho svaligiato il posto. Oh, buon appetito allora. Buon appetito, signori. Buon appetito, merda. Oh, super sessuali. Questa è l'ultima, poi ce ne andiamo via. Perché dove posso fare? Ma quanto allunghiamo? Non mi fotti l'uomo. Non me l'aspettavo. Andiamo. Ciao. Ciao. Dai, io poi se mi sono domande a dunque. Ciao. Ciao, ci vediamo. Oh, ciao raga. Ciao, ci vediamo. Io la chiuderei qua.